Nel giorno del passaggio per Mantova del Giro d'Italia, la soddisfazione della famiglia Fini per il transito di Edoardo e dietro alle spalle il fan club riunito per questo evento straordinario. Niente, siamo qua stamattina, abbiamo cercato di farci notare con questo striscione un po' di incitamento a Edo nel suo passaggio, che sarà un passaggio molto veloce. Vediamo se davanti o dietro cerca di farsi notare, perché siamo a 40 km da Verona e sicuramente ci sarà la volata per Groenewegen e ci sarà da lavorare. Sicuramente vorrà ringraziare i suoi tifosi, quindi un minimo di pit stop cercherà di farlo in qualche maniera. Insomma, ci ha detto che si farà notare. Proverà ad alzare un braccio, l'emozione della mamma. Tanta, perché è soddisfazione già l'anno scorso, però purtroppo è stata interrotta la prima settimana la partecipazione per l'infortunio alla mano. Quest'anno insomma è tanta, perché vedo che si stanno realizzando i suoi sogni, quindi insomma è grossa soddisfazione, grossa, grande, tantissima. Alla prima tappa ha rischiato il clamoroso successo, quindi poteva essere in maglia rosa. Quali sono state le vostre sensazioni quel pomeriggio? Come avete vissuto la tappa di Torino? Eravamo noi a televisione perché eravamo a casa, ma ci abbiamo creduto fino alla fine. Purtroppo Gann è stato superiore, però insomma Edoardo c'è. Speriamo che sia un appuntamento solo rimandato. Esatto, speriamo che sia in una rivincita già a Milano. Speriamo in una rivincita anche a Milano. Il morale c'è, l'abbiamo sentito ieri. Il morale c'è, le condizioni sembra esserci. E speriamo, dai. Poi naturalmente ci sono anche tanti altri appuntamenti oltre al Giro d'Italia, perché la stagione è ancora lunga, a differenza della scorsa, e mi pare che la crescita di Edoardo sia notevole rispetto agli altri anni. Sì, sì, dai. Il nazionale da pensare, il nazionale a fine giugno verso il 28-29, insomma c'è già il nazionale a cronometro. E crede in lui e dopo si vedrà. Grazie.